Una calorosa buonasera a tutti i nostri telespettatori. Oggi giovedì 15 aprile 2021, puntata numero 22 di Insieme a Canestro. Un caloroso bentrovato a chi ci sta seguendo attraverso il canale 233 633 del digitale terrestre, tramite smartphone, PC e tablet per seguire le vicende della nostra Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Siamo reduci da un quattro giorni intensissima, vissuta con un carico di emozioni, iniziate sabato scorso contro la Fortitudo Bologna, con il termentato Exploa Esterno, e terminate ieri pomeriggio purtroppo con la Batosta Casalinga contro la Epicasa Brindisi. Per parlare delle prestazioni della squadra biancorossa, ma non solo, questa sera abbiamo qui invitato in studio... Giovanni Luminati, responsabile tecnico del settore giovanile. Benvenuto, Giovanni. Grazie mille dell'invito. Abbiamo Loris Carbonetti, National Key Account di Würth Italia. Grazie, Grazie. A Loris, di aver raccolto il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. E il mitico Giorgio Secondini, l'allenatore che salvò la VL nello spareggio di Milano del 1980 e non solo. Ma ne approfittiamo in modo caloroso per formulargli tutti i nostri più fervidi auguri perché oggi è il suo compleanno. Non diciamo l'età, la diciamo dopo. Sì, quando volete, grazie mille a tutti. <ride> grazie, Giorgio, grazie di essere voi. qui con noi. Ricordiamo che Rossini TV è visibile in tutta la regione Marche, in streaming e Facebook, abbiamo attivato il numero di WhatsApp. 346, 367, 3780 per permettere a tifosi ed appassionati di interagire con suggerimenti e commenti e anche oggi ricordiamo il concorso VL Fan Engagement, qualcuno mi ha detto ma è troppo difficile questa parola, allora vinci la maglia della VL e una VL card, la semplifichiamo, inviateci i vostri commenti e ne sceglieremo. Eh, ad ogni puntata, i tre più belli ed appassionanti, alla fine, l'ultima puntata, la società deciderà qual, quello che gli è piaciuto di più e lo premierà con una maglietta autografata da tutto il roster della Carpegna prosciutti più una VL Card. Vediamo la puntata numero 21, chi eh, è stato selezionato? E Anto Torres ha scritto Roberto Terenzi sei il nostro idolo mio e della Laura Ferri adesso eh, sarà una sua amica se veniamo in edicola ci fai l'autografo Anto ti devo comunicare che eh, Roberto Terenzi l'edicola l'ha lasciata qualche anno fa per cui lo puoi trovare eh, se vuoi ti metto in contatto io un omonimo probabilmente di, Diego Terenzi, di Roberto Terenzi Diego Bob Terenzi numero uno. E poi la Claudia Ortolani, Matteo, perché c'era Matteo Tambone, ospite la scorsa settimana, bello anche con la mascherina e ha mandato delle foto. Eh, giovedì è insieme a Canestro. Grazie Claudia, continua a, a seguirci. Pronti via, quindi inviateci pure i vostri eh, messaggi per conquistare questi bellissimi ed ambitissimi eh, premi. Giovanni Luminati, cominciamo con te. Responsabile tecnico del settore giovanile, ma anche allenatore dell'Under 14 e dell'Under 18. E ormai sei un abitué, io ti ho visto dappertutto delle ospitate televisive, visto che diverse volte sei stato negli studi di altri ammittenti regionali, giusto? Sì, eh, qualche volta eh, gli inviti sì, ci sono e fa piacere partecipare, soprattutto fa piacere portare un po' di visibilità anche alle giovanili e ai ragazzi delle giovanili e agli staff che stanno con i ragazzi giornalmente in palestra. Ecco. Dì la verità, non vedevi l'ora che arrivasse l'invito di Rossini TV. <ride> sicuramente, mi mancava, <ride> mi mancava. Sicuramente. mancava. Sì. Giovanni nasce il 17 febbraio dell'88 e in questi studi qualche mese fa un certo Luigi che forse conoscerai, sarà un tuo lontano parente, anche eh. perché ha un cognome uguale, ci disse che tu sei il migliore allenatore del mondo, Me meglio anche di Giorgio Secondini, ovviamente. <ride> Detto da un grande giornalista come lui, c'è da crederci. Perché non hai eh, percorso le strade del tuo celebre papà? Eh, del giornalismo? Del giornalismo. Ah, chiaro. Ehm, non, non te lo so dire. Parlo adesso. per spirito di parte Io... Questo è quello che mi, mi, mi piaceva fare, mi piace fare e, e ci stiamo provando, ci sto provando sì. a percorrere questa strada. E mio babbo ha, ha preso la sua tanti anni fa e penso che l'abbia portata e la stia portando avanti con, con grande impegno e, e ad altissimo livello. Quindi certamente, a me certamente. fa solo piacere eh, ecco, avere... Un esempio come lui, anche come mia mamma a casa ogni giorno. Ecco. Senti Giovanni, tu hai iniziato prestissimo ad allenare. E come sei entrato poi nella sfera della VL? Beh, io sì, ho smesso abbastanza presto di giocare perché sì. per vari motivi, fra cui eh, un po' di salute, un po' perché non ero abbastanza né portato fisicamente né un, un grande talento. Eh, Giorgio che mi ha allenato un, un anno lo può, lo può confermare lo confermi o... E io con Giovanni parlavo la squadra era quella però io ero abituato che il playmaker doveva confrontarsi con me poi dopo lui doveva parlare con gli altri quindi Giovannino nel suo piccolo me e per quella categoria andava bene andava benissimo. anche perché io poi sostituivo Giovanni Povia sì, che adesso sì, lì sì. in una nazionale Esatto, Africana, la voi, amici, sì, sì. Sì, sì. ci siamo incontrati all'improvviso. Però appunto parlavamo prima, abbiamo avuto la soddisfazione con Monte Granaro di, sì, sì, sì. di fare di, un partito. Direi che Giorgio ne ha allenati sì. di, di più bravi e comunque, <ride> poi con una carriera migliore, anche sì. peggio. <ride> però, se, se mi dice questo mi conferma questo, magari puoi, poteva essere che già ai tempi ero una sorta di allenatore, di allenatore in campo, in campo esatto, sì, già sì, mi sì, piaceva sì, e poi sì. lo sbocco è stato naturale a 17 anni Senti, a chi ti sei ispirato per i tuoi metodi di allenamento a Belloni? Ma Enzo sicuramente è una, è una figura ah, la mia era una battuta ma. È, è, un, è una persona di grande livello una figura importantissima nella pallacanestro e non solo nella pallacanestro della città sì. e i primi contatti con lui sono obbligati per fare l'allenatore nelle giovanili, poi sicuramente nei primi anni sono stati molto importanti Giacomo Baioni che era eh, responsabile e assistente in prima squadra e, e Andrea Turchetto, ecco. dopo mano a mano negli anni penso che siamo stati bravi eh, nel settore giovanile a creare uno staff di ragazzi molto appassionati e, e di amici anche fuori dal campo. Quindi, eh, se lo stiamo portando avanti da tempo, io sono in VL ormai dal 2008, quindi eh, ero giovane, adesso lo sono un po' di meno, quindi. Eh, ci siamo sempre dati molto da fare. Giovanni, racconta ai, tuoi, ai nostri telespettatori del tuo palmarès, quanti trofei hai conquistato, sia in ambito regionale che nazionale immagino. Bah, ehm, adesso scudetti non, 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 ne, non ne abbiamo vinti, adesso il, il primo anno ho avuto il piacere e la fortuna di, di essere vice allenatore di Andrea Rinolfi nella squadra Under 17 che eh, vinse l'ultimo scudetto a livello giovanile di Pesaro, quindi la squadra di per citare solamente eh, un nome eh, e di tanti altri ragazzi, di, Rinolfi, di, Andrea, di, Andrea, di Andrea Traini. E un cognome, scusa Giovanni, che accomuna anche Secondini, ma poi ci arriviamo dopo, sì, non sì, anticipiamo sì, nulla. Sì, sì. E da lì in poi mh, ho fatto l'assistente a Giacomo sì. Baioni, a Paolo Calbini, a Luca Pentucci, ho iniziato a prendere in mano i miei gruppi dall'annata 97, poi abbiamo sempre, praticamente tutti gli anni, partecipato a finali nazionali. Forse il risultato più di spicco è il quarto posto alle finali under 20 a Loreto, con eh, la squadra di Serpilli, Bocconcelli, Cassese. Eh, però fondamentalmente il, il settore giovanile è un'esperienza eh, a livello quotidiano nello stare con i ragazzi in palestra, nel provare a condividere con loro un percorso di crescita che non è solo il loro, ma anche nel nostro piccolo anche il nostro. Quindi in quest'anno così complicato, così difficile, di fiumi di inchiostro abbiamo sprecato, come sei riuscito ad amalgamare e a tenere in piedi la situazione con questi ragazzi? Ma, sicuramente quest'anno è stato complicato per tante persone e non solo nell'ambito sportivo, nella pallacanestro. I ragazzi eh, sono, una, un, sono in, nella, in una sfera molto colpita in questo momento, eh, fra restrizioni, chiusure, riaperture, fare le attività solo all'aperto. Parla questa chiuso è una, in una modo delle tue ultime trasferte guarda. questa era sì, sì. poco prima della chiusura ad Assisi sì. dove abbiamo giocato la mattina e ci siamo fermati con il gruppo 2005 sì. questo è... era fe... fine, fine febbraio sì, 2020 che è un gruppo sì. veramente eh, veramente di valore non solo in campo ma anche come ragazzi e come famiglie ci siamo fermati ad Assisi e quindi eh, questo periodo è stato complicato: è complicato per i ragazzi. Fra la DAD, fra la scuola in presenza, fra il giocare con tante restrizioni. Adesso dovrebbero iniziare i campionati la prossima settimana. Eh, gli manca una certa quotidianità. Eh, però noi abbiamo visto che la risposta nel ritorno in palestra dei ragazzi è, è molto buona. Hanno un grande desiderio di rituffarsi. Eh, in una parte del loro mondo che hanno vissuto a spizzichi e bocconi fino adesso. Esatto, dai, adesso poi ci sono tanti spiragli che si stanno aprendo, veramente ci auguriamo tutti che venga risolto nel più breve tempo possibile. Loris Carbonetti, eh, come dicevamo prima, nasce il 14 agosto 1974 a Forlì, quindi è romagnolo. Vero. Ragioni, eri Romagnolo, si diploma da ragioniere e nell'ottobre del 94, quindi a 20 anni, dopo il mitico anno di leva nell'arma dei carabinieri, ci cioè hai tenuto sotto Gliardo, entri in Vurt Italia come agente di vendita in Romagna. Esatto. Dopo 8 anni l'azienda mi chiede di crescere, e di gestire uomini, quindi ecco, dal 2002... Di crescere in statura o <ride> <ride> con un numero di portafoglio? No, come sì. possibilità e opportunità. Fino al 28 febbraio del 2021. Sì. Quindi per 18 anni ho gestito, ho sofferto, sono cresciuto con uomini e dal primo di marzo l'azienda mi ha affidato il territorio nazionale per gestire quello che è il mondo alimentare quindi clienti di grandi strutture ramificati in tutta Italia che hanno bisogno di un coordinamento unico per non disperdere le forze ecco tu mi hai iscritto ai 12 uomini sotto di te segui clienti in tutto il mondo una volta sì poi Vabbè. dal primo marzo appunto eh, segui questa linea che ha come clienti Ferrero, Lint, Lidl Insomma, cioccolatini e dolci a casa tua non mancano, no. immagino. No. Dove c'è da mangiare, io ci sono. Ecco, <ride> mentre scorre il video proprio della Wurt, eh, Loris, raccontaci di cosa si occupa questo, che è un colosso mondiale ormai. Wurt La tua azienda è un colosso mondiale. Wurt nasce con il signor Wurt che ha scoperto che piuttosto che aspettare i clienti di dietro il banco di questa piccola ferramenta, sì. era meglio andare fuori, oltre il banco. E di lì nasce la, la, la fortuna dell'azienda. Dell In Germania, no? In Germania. Il signor Wurt c'è ancora, 84 anni. Erwin Wurt. No, eh, Reinhard Wurt. Reinhard E quindi la, 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 la filosofia dell'azienda è andare dal cliente a servire sì. il cliente, quindi non aspettare che ah, venga lui. Anche se negli anni abbiamo aumentato quello che sono le, i negozi, quindi il retail, l'online, l'e-shop. Ma la nostra forza comunque sono gli uomini sul territorio. Negozio di Pesaro ha aperto quando? Il 16 luglio del 2015. Quindi sono già sei anni. Mentre il 25 gennaio avete inaugurato a Fano. Esatto e la, 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 la politica di, di crescere sul territorio continua perché stiamo già progettando il terzo nel territorio. Sì. Ecco, io, tu ti sei limitato a raccontarci a grandi linee, io andrei un attimo per far conoscere anche ai nostri telespettatori l'azienda. Mi sono documentato, la WURT si è affermata come distributore di prodotti e sistemi di fissaggio professionali. Articoli che servono a garantire la protezione del lavoratore dai rischi e assortimento di utensili professionali sia manuali che elettrici a batteria e pneumatici. Esatto. Ho dimenticato, sono le tre macro categorie, giusto? A livello di, di prodotti sì, assolutamente. E quando è iniziato il sodalizio con la VL? Ah, Come beh. vi è venuto in mente di sposare una squadra di pallacanestro? Ma è nato con, del, con la nascita del consorzio. Perché Wurt comunque ama investire sul territorio. Investire sul territorio per noi vuol dire assumere anche persone del territorio. Tant'è che anche a settembre ho assunto un ragazzo del 2000, quindi il primo 2000, sì. in, il primo 2000 in Italia. Il primo millennial. Il primo millennial in Italia <ride> è stato assunto qui a Pesaro. Sì. Investire sul territorio, ma anche far tornare una parte del business che si fa nel territorio. E questo è la VL che lo rappresenta totalmente. Quindi il miglior, la miglior porta era la VL. Sì. Loris, qualcuno mi ha comunicato che sei un amante delle camminate, sì. ma anche sei un assidio frequentatore della vitrifrigorena. Però ieri sera non c'era. No, ieri sera ero a Siena. <ride> il dovere richiama prima del piacere. Ieri sera ero. Era un po' più lontano, però sì, io sono romagnolo, ma le marche o la provincia di Pesaro è bellissima, per non parlare del Carpegna, dove uno si stufa a voler camminare in, 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 con l'aria pulita, ma con la, la mente che corre, perché lo spazio è bellissimo. Tra l'altro la tua dolce metà è pesaresissima, assolutamente sì. <ride> Ormai proprio sei incastrato. <ride> Come si dice, l'amore è cieco, ma... <ride> Giorgio Secondini. Ex allenatore, personaggio conosciutissimo a Pesaro, soprattutto da tanti automobilisti. Questo perché lavoravo <ride> l'automobil. <all> <ride> esatto. Ecco perché non ho fatto l'allenatore, perché lavoravo. e Conosciutissimo perché fu il co coach dello spareggio Salvezza di Milano nell'80 contro la Supergamestre, ma è un argomento che affronteremo più tardi. Giorgio nasce il 15 aprile del... lo vuoi dire tu a questo punto? Oh, non ti interessa? No, no, lo puoi dire. Lo puoi dire? Sì, 1946. Ecco, allora auguri a Giorgio eh. per i suoi 76 anni eh. che porta veramente magari a arrivare alla tua età a, con questo spirito che stai condividendo questa sera. ha iniziato a lavorare all'Automobile Club il 15 settembre del 1963, te lo ricordavi? Benissimo. E Anche smesso... Mia moglie è nata quell'anno lì. Ah ecco. <ride> e hai smesso il primo gennaio del 2001 un impiego che non hai mai voluto, nonostante ti si parasse davanti una meravigliosa carriera da allenatore professionista. Sì. Anche perché quando mi sono capitate le, le opportunità più ghiotte, diciamo, e io avevo già tanti anni di servizio. No? all'Automobile Club, quindi avrei dovuto lasciare un lavoro sicuro per rincorrere per ogni anno i contratti il Fabriano, sì. che è stata la prima richiesta che mi hanno fatto sì, perché sì. l'ho portato in A2 certo. e allora ci ho passato un attimo, ho avuto sì. molte pressioni alla fine c'era Alberto Bucci che con Rimini non era più in sintonia ci siamo sentiti, Alberto mi ha detto guarda Giorgio che se tu rimani... Gli ho detto, vai pure tranquillo, prendi te che io tengo il mio lavoro. E, appunto, hai, hai parlato di Fabriano, ma prima di Fabriano sei stato da giocatore del Loreto, no? Mi sembra? Sì. Allenatore della squadra del Porto, della Delfino, eh, che è stato, era Febal, Quello è stato il periodo più lungo, sì, sì di lì ho avuto delle enormi soddisfazioni, anche perché abbiamo rischiato di andare in A2, eh? E io penso che sia l'unica squadra di Serie B che abbia affrontato cioè, l'Olimpia di Milano. Cioè, noi abbiamo vinto a Brindisi che faceva la 2, quindi da serie B ci siamo qualificati per una eliminatoria di, di Coppa Italia. E a questo punto ci siamo guardati intorno Olimpia di Milano, ma oh, eh. è arrivato Rubini-Bariviera. Sì. Sono arrivati tutti. Ed è stata una soddisfazione enorme. Una grande soddisfazione anche questa promozione nel 1979 con Fabriano quando sostituisti Giuliano Guerrieri e fu la seconda squadra marchigiana, se non sbaglio, ad approdare in Serie A e avevi Bob sì. Terenzi Sì, in ma aveva una squadra veramente forte. Oltretutto, io ero amico con Giuliano molto, quindi ero un po' reticente ad andare a Fabriano perché mi dispiaceva. Ma... Ero amico anche con un dirigente Valenti, credo che il figlio sia un personaggio. Con Valenti, esatto, sì, sì, sì. E quindi mi hanno tirato dentro, oltretutto c'erano cinque giocatori pesaresi ed era lì la frizione, cioè Giuliano non riusciva poverino, a uscire fuori perché non andavano tanto d'accordo tra di loro. Io venendo da fuori sono riuscito a sistemare le cose, avevo Sonaglia, Valenti. Terenzi, giocatori molto importanti. Insomma, importanti abbiamo vinto 13 sì. partite di fila esatto, e abbiamo esatto. perso la prima dei playoff la seconda anzi però comunque sei venuto in, siamo in A2 siamo esatto. andati in A2, A2 sì. nell'anno successivo nel 79-80 torni a Pesaro subentri a Carlo Rinaldi e praticamente quando poi la Vittoria Libertas ingaggia Pero Scanzi che era stato chiamato a risollevare il morale in una stagione abbastanza complicata ma Scansi, raccontiamola non aveva il patentino no, difatti questo esatto. era questo è era venuto l'automobile club a chiedertelo no, ma ha telefonato Paolo Gurini <ride> che era amico mio, mi ha detto guarda sono qui da, da Palazzetti con Vita Amato la società ha deciso di esonerare Carlo Rinaldi e di prendere Pero Scansi però Pero Scansi ha dei problemi di tesseramento tu sei un allenatore nazionale, con te lui potrebbe stare in panchina, a me questa storia non mi piaceva sì. tanto, però la passione per la VL che avevo da ragazzino e mi ha portato a, non so, a discutere, sono andato lì ho sentito, vabbè, accettato, il giorno dopo mi telefonano e mi dicono guarda che la federazione non, non dà il benestare e quindi Scassi non può stare in panchina. E... 15 sei, sei tu <ride> e, e comunque sette partite più lo spareggio, certo. poi l'anno successivo ma, rimani, sì, ma con la vittoria di Mestre. Dopo ne parliamo, sì. dopo ne parliamo non anticipiamo no, 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 quelle certo. sono le sorprese per certo. i nostri eh, certo. amanti del vintage certo. l'anno successivo con und Bui, quello successivo con Chicianovic dopo. An dopo andremo a giocarci anche la prima finale scudetto. Lì c'è una letteratura che poi esploreremo. L'anno dopo lasci la Scavolini perché poco convinto di alcune decisioni tipo il cambio bui jerkov eh, e tante minors come il Cagli di Rinolfi e Foglietti, la Stamura che portarsi Stamura addirittura Ancone, in serie sì. B. Ma più che altro erano Tani. Sì. però io mi sono portato come ha fatto Rapers con Delfino. Andava di moda anche quella volta, sì. mi sono portato Pino Maineri. E il primo anno, uh, mi sembra per pochi punti, abbiamo fallito la promozione. E il secondo anno invece ci siamo riusciti. Hai citato Repesa, ma sì. eh, ritrovi in Repesa lo stesso spirito combattivo di Scansi? No, no. io Repesa non lo conosco. Però Repesa. Cioè, tiene tutti sull'attenti. scansi era molto più accondiscendente, più molto più morbido, magari devandava certe cose. pesa a, a tutto a stecchetto lì. Oggi ho letto anche che diventa la bestia, quindi esatto. io spero che sta bestia a Trieste esca fuori. Esploda. Sì. Esploda. Benissimo. Eh, partiamo, eh, hai lanciato la volata sull'attualità, quindi ci buttiamo... A corpo morto, partiamo appunto dalla vittoria sul filo di lana di eh, sabato scorso in casa. Fortitudo prego la regia di mandare in onda brevi highlights. Eh, una vittoria omologata dal giudice sportivo, ma che verrà riesaminata domani dalla Corte Sportiva d'Appello dopo che la Fortitudo ha presentato ricorso sulla sentenza emessa. Su cosa sia successo? Ormai lo sanno tutti: versati fiumi di inchiostro e fiumi di parole. Giovanni, la tua opinione da parte di chi la vive dall'interno della società? Ma io posso dare solo un'opinione sul il risultato sportivo che è stato acquisito in campo ed è stata una vittoria eh, molto importante dopo una serie di sconfitte, dopo un periodo non semplice. E quindi poi come, come tutti si aspettano il giudizio delle, delle istituzioni sportive e speriamo tutti che possa essere positivo in senso per la nostra società ecco. allora lo chiedo a Giorgio visto che tu non ti vuoi sbilanciare la tua sì. opinione invece proprio in merito al questo beh, beh, giudizio del cioè, giudice so sportivo so che c'è un, sì. un protocollo che prevede determinate cose Credo che questo protocollo non preveda delle sanzioni. Ecco perché il giudice ha detto "No, se non ci sono delle sanzioni, il risultato è quello e quello rimane". Adesso sta alla federazione alla Corte Sportiva cor d'Appello, sì, sindacare se qualcuno ha, ha avuto delle mancanze o ha lasciato qualche cosa. Io nella professionalità del dottor Benelli non, ci metto la esatto, mano sul fuoco. Esatto. Potrebbe essere che nella vita succede che uno sbaglia qualche cosa ma ci potranno dare una sanzione? Io non credo che il risultato possa cambiare. Molti lo hanno definito un bug eh, giurisprudenziale. Non so. Io so solo che l'ultimo assist di Kane mi ha fatto morire <ride> e quindi lì siamo riusciti. Dopo sono andata a rivedere, però eh? e se tu guardi le statistiche, noi siamo inf inferiori su tutto, tiri da due, tiri da tre e tiri liberi. Come abbiamo vinto questa partita Giovanni, te lo dico io, con i rimbalzi d'attacco, 13, eh? e eh, i punti della panchina. Cioè, abbiamo tirato fuori 30 punti dalla panchina che la fortitudo... vabbè, gli mancavano giocatori, due giocatori però, fondamentali, eh, sì. Tolto Anta, Radori eh, e Tot e eh, il resto non sono riusciti a... Beh, sicuramente è venuto fuori il, il gruppo che è una caratteristica eh, no? Ricordiamoci anche eh, che Delfino ha mollato quando certo, Carlos purtroppo certo, ha avuto esatto. l'infortunio, quindi anche nel tirarsi fuori da un periodo così, certo. penso che sia venuto fuori quello, che è una cosa positiva. Ecco. ecco, lasciamoci alle spalle Bologna. Loris ieri non hai visto la partita dal vivo, però sicuramente ti sei documentato. Repesa nel post partita ha detto che è stato un massacro. Eh, mi piace, Ci hanno massacrato. Mi, mi piacerebbe Pesaro, come dicevo giustamente, come team leader, come coordinatore, come cemento del, della squadra. E se lui dice una cosa così, vuol dire che questo cemento l'hanno <ride> demolito. E, e sicuramente queste parole sono, sono, sono forti, però spero che nella forza servano proprio per ricementare quello che, che, che sarà. E anche perché Giovanni effettivamente Brindisi sta vivendo un momento spettacolare, ottava vittoria di fila, la nona su dieci partite nel eh, girone di ritorno. Tra l'altro senza l'allenatore, il coach Frank Vitucci e senza due americani, Perkins e Thompson, sì. però ormai sembra che le assenze non gli facciano né caldo né freddo Sicuramente la Brindisi di questo momento è una squadra di altissimo livello dal punto di vista fisico, dall'intensità, dal punto di vista tecnico si trovano molto bene in campo e a vederli ieri mercoledì in partita anche fuori dal campo parlano molto, si sostengono quindi eh, penso che sia stato anche un modo loro di eh, dare tutti un qualcosa in più in un momento in cui ci sono delle assenze: il capo allenatore, eh, due giocatori importanti del quintetto, eh, non dimentichiamoci che hanno battuto Milano pochi giorni esatto. prima. Quindi sono una squadra di alto livello a vederli in campo dal punto di vista fisico eh, veramente di una squadra che eh, fa tranquillamente bene le coppe a buonissimo livello, quindi eh, non, era, non era semplice. Non era semplice. Repesa Giorgio, proprio parto questa eh, considerazione partendo proprio dalle sue parole, ha chiesto scusa alla tifoseria e alla società, non tanto per la sconfitta, che tanto ci sta ragazzi, quanto per una frustrazione priva di energia in cui la Epicasa ci ha massacrato fisicamente, atleticamente e tatticamente, con tanti cambi sistematici. E, contro, e con una difesa contro la quale la VL si è dimostrata inerme condividi l'analisi ah, se posto. lo dice lui, io ho molto rispetto per lui sì. quindi, ma poi ha specificato tutto ma io dico, allora qual era la squadra che ha battuto Brindisi tre volte prima? tre volte cioè, eravamo noi adesso, lascia stare Delfino, però loro mancava Perkins e, e, chi e la Thompson e Thomson. Sì. E in più rientrava Harrison. Dopo un, tre mesi. Eh, dopo tre mesi. Sì. Però chi l'ha sostituito, io, Willis. Cioè, impressionante, sì. Allora, impressionante. se ci sono dei giocatori che devono aspirare ad andare nell'NBA, non lo so, eh, nella mia pochezza, io penso che quello. cioè, noi ce n'abbiamo che vorrebbero andare. Vorrebbero, esatto, eh, ma sì. questo. questo e eh, ci ha massacrato ci ha massacrato perché ha dato l'idea della compattezza, della forza dell'unione del gruppo, quello che forse avevamo noi fino alla semifinale di Coppa Italia, che poi abbiamo perso, non si capisce perché, forse Repasa se ne Re farà una ragione, non lo so. Lui ha parlato, eh, Loris addirittura, sembrava una squadra simile agli anni passati, quindi un po' di. Eh, dispiacere sicuramente ce l'aveva e è anche minacciato che se serve qualche taglio lo farà quindi parole molto importanti che tra l'altro tutti gli organi di stampa hanno ripreso questa mattina eh, sono, sono parole parla poco e agisce tanto ed è meglio parlare poco piuttosto che no. grossi discorsi tra l'altro eh, ha anche confermato che l'assenza di Delfino non può assolutamente essere una scusa. Condividi nonostante dire. sappiamo benissimo quanto sia mancato. Assolutamente, però la squadra è fatta da persone, non da una persona. Quindi condivido. Certo. E Giovanni tutto ancora aperto? Sia in zona retrocessione. A questo punto siamo anche in zona play-off. E, um, i tifosi adesso ti faccio proprio una domanda tecnica: i tifosi lamentano a gran voce la mancanza di un piano B al tiro da tre punti. Ma ehm, sinceramente, eh, siamo tanto li leggete tutti: siamo social, no? la squadra e il gruppo che sì. era fino anche a un mese, un mese e mezzo fa. Chiaro, è chiaro, c'è un piccolo cambiamento, il rientro di Massenat. Eh, non c'è più Gerard Robinson c'è un'aggiunta di Paul eh, penso che possa essere anche dopo un anno, in un anno molto lungo eh, anche abbastanza compresso è partita la Supercoppa presto, presto da, agosto, da agosto sì. questa è una squadra che ha sempre giocato eh, ad alto livello qualitativamente come palacanestro e sì. all'interno di, di un anno ci possono essere dei momenti di alti e di bassi, eh, di assestamento, eh, c'è stata la pausa che per noi è durata di più eh, perché c'era anche la, la partita con Roma da, da non giocare, quindi eh, ci sono ancora da assestare alcune cose con il ritorno di, di Massena, adesso non c'è più Delfino, è un'annata per tutti un po' complicata e ci può essere che eh, ci siano dei periodi... Dove la brillantezza tecnica, tattica, non, non, non viene sempre espressa. Ecco. Loris Delfino lo... gli rinnoveresti il contratto per il prossimo anno anche? Uh, a me piace, a me piace per la grinta che ha dimostrato nella sua vita. Perché ritornare a giocare, ripartire, rifare, penso che comunque sia ad esempio nel, nel, della lotta, e quindi sì. Gli auguriamo di ritornare prima possibile e di rivederlo senz'altro qui eh, a Pesaro. E, Giorgio, leggevo perché sei molto attivo sui social, e, appena gli avversari difendono alto ci costringono a soluzioni a file di sirena abbastanza forzate. Guarda, qui dovremmo aprire una parentesi molto eh. lunga. Eh, quello che ha detto Giovanni è giustissimo sì. su questo problema che si è innescato tiriamo da tre non tiriamo da due cosa ti devo dire quello che parlavi con il signore c'è cioè delfino anche io lo riconfermerei però delfino doveva essere il vice di drell cioè è, è, è dato così, è il contrario che è, è. quindi tirare da sotto non puoi pretendere questo Giovanni me lo può da Zanotti che vada a tirare da sotto, Zanotti anche ieri sera ha fatto la sua signora partita, sì, però Zanotti campo, sì. ha quelle caratteristiche. Ecco, eh, Kane viene fuori, fa 10 assist, perfetto, benissimo, però chi tira da sotto? Cioè, hai capito? È questo il problema, ci manca Delfino, Massanet appena rientrato le prime due partite ha spaccato, dopodiché, te sai Giovanni me lo può sempre dire, quando chiedono un minuto gli dicono Massanet manda a destra, perché lui è mancino e tu lo devi mandare di là cioè le, le squadre si organizzano non avendo noi dei centri a parte Kane grossi come può avere Varese come può avere Trento cosa fanno? marcano forte gli esterni e se tu vai a vedere i, i tiri liberi che facciamo noi sono pochissimi e quindi non c'è gente che penetra oltre massa, non c'è gente che tira da sotto ti marcano fuori, forte gli esterni cosa succede? succedono dei tiri che che non vanno bene. Loris, mancano tre giornate alla fine del campionato, domenica pomeriggio andiamo a Trieste, poi abbiamo Milano in casa e chiuderemo Brescia. a Brescia l'ultima. Un tuo parere, <ride> a parte <ride> sì, incrociare le dita, sì. Bah, io penso che la squadra se si ritrova l'equilibrio la spinta che ha avuto quando erano ancora a Milano possiamo veramente essere orgogliosi di quello che potranno fare. Ci sono otto squadre nel giro di sei punti, può succedere di tutto Giovanni. È no? un campionato sì. per quanto difficile e strano, eh, con un livello eh, medio molto alto, la quota salvezza si, si, si alza, eh, la vittoria di Cantù eh, ieri a Brescia eh, tiene tutto aperto sotto come sotto, esatto, la sì. vittoria di Trento nello scontro diretto con Trieste tiene tutto aperto in zona playoff. Ecco, parlaci di Trieste. Eh, an, facci un eh, quadro della squadra che andremo ad affrontare domenica. Anche Ponte. Trieste non sta sì. vivendo un ottimo momento eh, nelle ultime partite, eh, sembra un pochettino in, in calo. Eh, ieri è, eh, contro Trento è partita molto male. È eh, un primo quarto dove a un certo punto stava 24 a 3, poi. Eh, piano piano è riuscita a rientrare fino al, a ritornare meno 7, ma Trento in questo momento sembra aver ripreso fiducia e quindi eh, è riuscita a ricacciarla indietro. Anche tre, Trieste è una squadra che ha avuto problemi di Covid all'inizio, più o meno quando è venuta a giocare da noi, era in ripresa dopo un mese e, e mezzo di, di pausa e che poi ha avuto un periodo molto positivo. Che l'ha catapultata dentro i playoff. In questo momento sta vivendo un, un po' di flessione, quindi sono, sarà una partita eh, fra due squadre che un po' devono riprendersi e devono riprendere fiducia nelle cose che hanno sempre fatto bene durante quest'anno. Giorgio, io sono sicuro che andremo ai playoff. Quattro punti li facciamo allora io, con Trento e Trieste? Io ci spero, nel senso che. Ho visto che a Trento e a Trieste hanno 22 esatto. noi esatto eh, Cremona mi sembra lui 20, 20. 20. Esatto, sì. poi ci sono altre 4 squadre tra 18 è lui è Brescia, a 16, si... e l'ultima e è Bologna Varese 16. 16. Mi sono preparato bene no? bravissima ah, quindi... io me lo sono dovuto scrivere se no <ride> non me lo ricordavo <ride> no, no, ma io penso che studio. <ride> però eh, ecco quello che ci potrebbe fregare, mi dispiace che sia nata così sono... è la differenza canestri. Io credo che con Cantù non ce l'abbiamo favorevole eh? e quindi arrivando pari con una squadra avremo qualche problema, per cui cerchiamo di togliercelo. Questo problema andiamo a vincere a Trieste e poi dopo e magari, poi si vedrà. magari se vinciamo anche l'ultimo facciamo i playoff eh, <ride> esatto. magari aumenta il budget <ride> e questo lungo lo troviamo da qualche parte. Ok, non andate via, andiamo in pausa e torniamo subito per lo spazio vintage con uh, il festeggiato Giorgio Secondini che ci allieterà con i suoi aneddoti. Riprendiamo la nostra trasmissione. Come dicevamo, Giorgio Secondini è il protagonista oggi dell'album dei ricordi. Un breve profilo, l'abbiamo fatto prima. Eh, Giorgio,. Tu hai condotto la squadra nel mitico spareggio di eh, Milano. Tra l'altro l'anno prima eravamo recidivi perché l'anno prima avevamo fatto uno spareggio a Bologna contro la Canon, tu non c'eri. È... Come non c'ero? Io ero a Bologna. Eri a Bologna da da... 500 eh, claro. contro Venezia. Mi hanno chiuso con i Pulma, mi hanno tirato le lattine. <ride> Allenava Bertini, Scheffler e Thomas Thomas e Scheffler, ah, esatto. Me. Ma parliamo di quella dove eri sì. assolutamente sì, protagonista. Sì, 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 sì. In una tua recente intervista, forse di qualche mese fa, eh, dicesti che non fu decisivo quello spareggio, ma la vittoria conquistata l'ultima giornata, guarda caso, a Mestre. Lo ricordo benissimo. 76 a 71. Lo ricordo benissimo perché sì. ti puoi dimenticare tante cose, ma eh, una vittoria così no, perché... Come dicevi prima, abbiamo rincorso questa classifica che era deficitaria, siamo arrivati all'ultima partita di campionato con due punti in meno di Mestre giocavamo là. Mi è arrivato gli accendini, mi ha tirato di tutto, mi ricordo. Però quello che, che più mi ha impressionato è che quella volta Giò Pesce è uscito dall'ascensore, mi ricordo come fosse adesso, ha incontrato a Scansi e gli ha detto coach, oggi vinciamo sicuro. Lui veniva da un momento che aveva telefonato alla moglie in America, ha parlato col figlio di lei e quindi era tranquillo, cioè Wingo e Barker se gli è spazzolati sì, a e abbiamo vinto, abbiamo vinto a Mestre sì. e li abbiamo agganciati in classifica. A proposito di quella palla scagliata da Barker ti ha fatto… Quanti chili hai perso Barker. in quel secondo? Barca in quel secondo Ma prima dello... ha tirato Marietta eh? sì. prima ha tirato Marietta, Marietta ha sbagliato, riprende la palla Barker come se non bastasse e ritira Barker Esatto. Credo che questa palla ha cominciato a girare. Wingo, <ride> che era l'altro americano, Wingo. ha cercato di, di fare il tap in non ci è riuscito. Come ha fatto Tambone con Bologna è arrivato Terenzi. Roberto sì, Terence è sì, tirato sì, giù, tutto ha preso esatto. la palla. 77 pool, ma c'erano 4.000 persone esatto. E, Giorgio ne approfitto perché un nostro ascoltatore, un nostro telespettatore Daniele Umbre, che è sì? l'amministratore sì. fondatore della pagina ufficiale di Joe Pace, conosco, conosco. e lo salutiamo. E voleva chiederti qual, era, qual è stato il tuo rapporto con Joe Pace. Eh, purtroppo io non parlo inglese. E quindi, eh, non vi parlavate? No, non è che non ci parlavate, in qualche modo ci facevamo capire. Ho letto un articolo giorni fa che eh, Palazzetti parlava di Scatigna, Porino, che sì, è morto. È scomparso recentemente. Il condoglianza alla sì. famiglia. E lui veniva giù dall'ospedale di Urbino, dove era primario, con questi americani cosa si dicessero non si sapevano. Quindi io con Gio ogni tanto parlavo. Una volta mi chiedeva l'orologio, eh. una, una volta voleva che andassi a comprare gli gisenghe perché gli piaceva Stoji insieme. Eh. però insomma era un rapporto così dopo lui era molto estemporaneo era difficile tu dici che è stato molto condizionato da Mike Russell Sì, questo sicuramente l'ha detto lui ultimamente a Dumbre sì. che poi se è vero, con lui la mano sluffa, con sì, Benelli, voluto, con lui non ce l'ha con Benelli no, Sì, ma con lui... che lui credeva di dover giocare la il giorno dopo, eh, hai capito? Pensi. quindi cosa ti devo dire Comunque noi siamo partiti lo stesso, Scansi non è che la voleva tanto lungo, ah, certo. eh, io sono andato là, c'era la luce accesa, questo non c'era, noi abbiamo preso il pulmone e siamo Via. partiti, però gli italiani c'erano, cioè quella volta non c'erano cinque americani, n'erano due, però c'era Ponzoni, c'era Benevelli, c'era Terenzi, c'era Procaccini, c'era cioè, il, il blocco dei pesaresi, certo, ecco sì, sì 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 sì. Poi eh, l'anno dopo appunto una stagione da protagonista con Bui Holland, Magnifico e Sylvester e, e l'anno ancora successivo arriva Kicianovic, una grande stima nei confronti tuoi. Con lui, tuoi... par lui parlavo. Esatto, <ride> par ha sempre avuto Kicianovic. Ma con lui, io, io, guarda, con lui avevo sì. un certo feeling perché alla sera mi faceva stare lì e lui diceva guarda che noi là siamo abituati a lavorare in un altro modo e quindi io devo stare lì, lui si faceva 100 tiri e io gli devo dare <ride> sta Sempre palla. La palla. Però questo ti dimostra che lui adesso a parte il tiro aveva una sequenza aperta sui tiri liberi che non so se nessuno l'ha mai avuto, era un tiratore eccezionale, quello che l'ha fregato è il carattere perché... Questo ragazzo era un po' particolare, era molto irascibile e capirai che a Milano ci andava a nozze perché stavano sempre lì a stuzzicarlo. Ecco, infatti, infatti, guarda, mi hai tirato la volata. Nel maggio dell'82, arriviamo proprio sì, alla finale Scudetto, sì. Loris non so se tu seguivi <ride> quell'epoca, eri un bambino infatti. Ma io me la ricordo bene, e inizia la finale con un pestaggio sistematico di D'Antoni nei confronti di Chiccianovic, che alla fine era pieno di lividi e, perdonami l'espressione, era incazzato nero. Era. Ma questa è stata la prima partita dei play-off. Sì, sì, la prima. La prima, storia ormai sì. in, Italia, in Italia il nostro campionato girava perché lui, io mi ricordo bene, ha avuto dei problemi grossi anche con Villate, buon amico. Io una volta mi sono messo in mezzo perché sai chi c'era soggetto a queste cose? E quindi lo sapevano che lui avrebbe perso la testa, l'hanno stuzzicato, gli arbitri molte volte sai, lasciano perdere, mi Milano da una parte. Esatto, esatto. E quindi purtroppo abbiamo perso in casa, ma rimaneva sempre l'altra partita, dalla Pallacanese non si può mai dare niente per perso. E infatti arriviamo proprio a questo, i milanesi che escono, c'è un'immagine bellissima che mandiamo in sovraimpressione, escono come dei ladri dal vecchio hangar dopo la partita 1. Però adesso qui un'altra domanda che mi pone un tifoso che mi ha pregato di chiederti, come mai Scansi tenne in panchina Chicha nel primo tempo di gara 2 in finale a Milano? Ma eh, adesso non è che vorrei andare di... Ci sono successe delle... Sì, sì. delle cose che mi hanno amareggiato, sì. cioè Non è finito lì, poi di sopra è successo: questa storia è andata avanti. Eh, che si è arrabbiato, c'era Cappellari e Casalini e Peterson di fronte: è successo, capito? E, e in più, Scansi molto probabilmente lo doveva conoscere meglio di me. A Kiccio mi diceva, è lui che mi deve tutelare perché lui che è slavo come me, no, a parte questo, sì. molto probabilmente Scansi lo conosceva. Avrà pensato che la stessa cosa che era successa a Pesaro poteva succedere là. Però io nella testa sua non c'ero. Lui, prima di questa partita, ha detto tanto io faccio giocare Carboni, e Boni, ma dov'è? Che ci andiamo a giocare la finale scuderto, è eh. l'ultima partita. Quindi, io non, dopo Perso, non gli ha fatto i complimenti. Però vabbè, questa partita l'abbiamo giocata. Quello che mi ha seccato più di altro è che. Meneghin è stato mandato fuori per cinque, cioè gli ha fatto cinque falli. E per questo io ho fatto i complimenti a Martolini e a fiorito quella volta perché mandare fuori per cinque falli a Milano Meneghin è, è più è, unico che raro. Era. Sì, sì, sì. Quindi io mi stavo imbestialendo con lui perché dicevo, ma stai là sotto. E dopo lui mi ha detto che però gli ha detto che la partita l'avrebbero dovuta vincere o, o Silvestre, così ci hanno provato, lui doveva fare i blocchi. Però purtroppo Mike l'ha stoppato Giannelli in Giannelli, un tiro Giannelli, e quindi è andata così. Mi dispiace che sono andato via, poi l'anno dopo ho vinto la coppa esatto, del Esatto, dopo è iniziato il eh, con il i cadetti bellissima. sono arrivato secondo, con gli terzo, quindi <ride> <ride> Vabbè, Però l'ho salvata. Sì. Dai. Giorgio concludiamo con una, un aneddoto. È vero che eh, il fumo e poi la condensa sono stati i tuoi principali nemici al vecchio hangar? La condensa può darsi, ma il fumo tra io e Amato... Non, non lo sopportavate? Porca miseria, <ride> fumavamo un pacchetto di sigarette a testa <ride> che poi era quasi un ticchio, hai capito, che c'era per te non so se hai visto il tennista Nadal mi sembra no? che quando fa le battute... Sì, sempre, di continuo sempre. E noi fumavamo e ci facevamo coraggio dicevamo dai fumo, questa la portiamo via no? e quindi io spero che magari il re a Trieste dategli sta maglietta, Giovanni dagli una tuta qualcosa le Scherzi, io credo nelle superstizioni, sta a Io la butto lì. Sergio Ginepro lo sai: andava a comprare i maglioni rossi da lui perché portasse fortuna. fortuna. Proviamo anche qui. Loris, un tuo pronostico per chiudere? Pensi che Milano a questo punto se la gioca con Brindisi il campionato, o come qualche mese fa, ognuno mette la mano sul fuoco e nessuno glielo porta via? Diciamo che la storia insegna e, e forse la seconda. La seconda. Per te Giovanni? Ma Milano ha un calendario fitto, adesso deve iniziare i playoff di Eurolega, vediamo qual è, come andrà avanti e sicuramente la Brindisi vista oggi eh, in questo periodo è una squadra che nei playoff in una serie può dare fastidio a tanti come ci sono tante buone squadre perché la Virtus che non è riuscita ad in andare Euro, in finale in Europa, di Europa esatto, sì. e la stessa Venezia che in stagione regolare viaggia spesso a luci spente, poi nei playoff viene fuori, quindi eh, ci sono tutte ottime squadre, Milano è chiaro che sulla carta deve e può avere qualcosa in più, però poi i playoff sono sempre una storia a parte. E, Loris, i tuoi tre giocatori preferiti del roster di quest'anno della VL? Beh, ripeto, Delfino per il coraggio, Kane per il guizzo e Zanotti perché comunque ha, ha fatto un percorso importante e ha mantenuto fermo la, anche la sua idea di, di squadra. Zanotti, tra l'altro, ieri miglior giocatore. Ne, ho, ho sentito prima sì. che ne parlava. Sono molto contento. Sì. Non è la prima volta, Giovanni, che Zanotti quest'anno ci regala prestazioni simili? Ah, eh? sì, Massimo, è un ragazzo. Sì. Bravissimo, eh, sì, è un grande lavoratore e quest'anno ha avuto anche, eh, penso, la soddisfazione meritata di, della convocazione in nazionale, è un ragazzo che eh, è in crescita e penso che faccia piacere avere eh, a Pesaro degli italiani eh, di, di valore come, come lui, come Tambo, eh, che sono, che, su cui si può lavorare. Ecco, a proposito di Zanotti, molti si sono chiesti il motivo della scelta eh, di Repesa di affidare la fascia di capitano a Kane e non a Zanotti, che è quello con un passato diciamo, più sostanzioso a Pesaro. Ma, eh, non, non te lo so dire su questo, però penso sia a livello anche di, eh, di, di esperienza del, del, del giocatore, di, di anche di, di carisma, ecco, eh, è stato Carlos… Kane è un altro eh, grande professionista ed è un giocatore con una grande esperienza anche in Italia, quindi eh, non è per sminuire le qualità di Simo sicuramente, ma può essere che sia un po' più pronto. Tyler, avresti fatto la stessa scelta, Giorgio? Questa, guarda, questa cosa la imparo adesso, eh, sì, penso proprio di sì. Quindi non, perché, non perché Zanotti. Però io non conosco Kane, però penso che conta anche avere il capitano in campo, che Zanotti, magari entra e poi dice Ken grossomodo fa quasi tutta la partita, quindi con gli arbitri magari può parlare diversamente. Ecco. Ok, una figura un po' più diciamo, pesante, certo. tra virgolette, certo. alle spalle. Siamo arrivati al termine della trasmissione anche oggi, ricordiamo che siamo tutti ancora in tempo per acquistare la VL Card e ricordo anche il nostro numero per mandarci messaggi e per vincere la maglietta e la VL Card 346 367 3780. Ricordo gli appuntamenti per chi si fosse perso insieme a Canestro questa sera. Lo potete rivedere il venerdì alle 15.20, il sabato tre volte alle 10.40, alle 16.45 e alla 23. E la domenica alle 10 e alle 15, poco prima di scendere in campo contro uh, Trieste. E a voi i saluti. Giovanni comincia tu. Lascio. A te la parola per salutare i nostri tifosi e fare un augurio alla nostra squadra. Ah, io in intanto chiaro. vi ringrazio dell'invito, è stato un piacere eh, condividere con voi questa serata e mh, speriamo che possa finire al meglio il campionato che ci ha visto comunque eh, protagonisti, protagonisti fino adesso. Ed in bocca al lupo per la tua avventura con l'under 18 e con under, tutte le under. esatto, con tutte <ride> Cre le Crepi il lupo, grazie. Loris. Grazie veramente ancora dell'opportunità sì. e della, della possibilità di avere una voce e Forza VL. Forza VL ricorda anche dov'è il Wurt Store di Pesaro, <ride> così è di Fano, visto che ci Quello ascoltano di, in tutta la regione. Di Pesaro è alle porte della città, quindi entrando passato il Media World sulla destra è l'ultimo stabile prima della rotonda. A Fano è in via in Audi, quasi di fronte all'Ocean, proprio sulla via principale del, de, del comune. Del centro, sì. Esatto. Giorgio, auguri nuovamente. Grazie, grazie, grazie per essere qui, e penso che per i tifosi mh, abbiate fiducia, eh, eh, la gente passa ma la VL rimane, quindi io penso che questi ragazzi eh, ancora ci faranno vedere qualcosa di utile. Perfetto, con questo augurio chiudiamo la trasmissione dandovi appuntamento a giovedì 22 aprile, stesso orario, stesso canale. Buona serata e buon fine settimana.